Tirulalè, rullè, rullè, rullà, su Calabrise chi ci bozzo fa? Cori Calabrisi, vi offerto da Fontana Gardens, la sala banchetti perfetta per festeggiare i maggiori eventi della vostra vita. Eccoci qua, buonasera a tutti voi che siete all'ascolto di CineFM 100.7. Trasmettiamo da Toronto, proprio dalla piccola Italia, e inizia in questo momento il programma Cori Calabrisi con Vince De Rosa ai microfoni. Come state? Beh, come state? Stiamo un po' male, stiamo anzi molto male. Io ho voluto scegliere una mia vecchia canzone per iniziare con allegria, ravvivare un po' e con l'umore dei nostri ascoltatori, e simbolicamente per dare forza anche ai nostri fratelli e sorelle nella madre patria, che stanno passando uno dei momenti più tristi della storia dal dopoguerra in poi. Come sapete, ci stiamo avvicinando alla soglia dei 1500 morti per questa pandemia chiamata Covid-19. E di oggi la notizia, purtroppo, anche della morte di due ragazzi di 39 anni, quindi una malattia che non colpisce quindi solo gli anziani, ma anche i giovani, purtroppo. Ovviamente gli anziani sono persone con rischi maggiori, dovuti alle altre patologie di cui di solito soffrono le persone in età avanzata, e voi lo sapete, anzi la maggior parte di quelli che ascoltano questo programma siete proprio in un'età critica, quindi vi prego di stare il più possibile a casa. Ultimamente c'è tanta paura anche qui da noi in Canada, ed il terrore è giustificato ovviamente dalle tragiche notizie che arrivano dall'Italia. Sembra un bollettino di guerra: tra ieri ed oggi 250 morti in più. In Calabria, la nostra regione, ci sono al momento 38 casi positivi al coronavirus e fortunatamente nessun morto. Intanto l'isolamento, la quarantena per tutti sta funzionando, e penso che sia proprio l'arma migliore per arginare l'epidemia e per bloccare definitivamente questa brutta malattia. È da una settimana che i medici dell'ospedale Cutugno di Napoli stanno usando un farmaco contro l'artrite reumatoide per arrivare ai sintomi, proprio per così alleviare i sintomi e anche curare magari questa malattia. E praticamente sui pazienti infetti pare che sta funzionando, quindi è un farmaco che si chiama Tocilizumab, proprio così, un nome impronunciabile. E i miei genitori in questo momento si trovano in Calabria, e vi assicuro che c'è una certa apprensione anche da parte di noi figli, e li vorrei salutare, anche perché mia mamma ascolta tutti i sabato la nostra trasmissione sul telefonino. Ormai con la tecnologia si può fare anche questo, quindi stanno in Italia, in Calabria, siamo molto preoccupati noi figli. E niente, mi raccomando, nonna Rosa, questo è un messaggio dei tuoi nipotini: nonna Rosa, nonno Mico, state in casa, non uscite, non uscite. Mia madre, tra l'altro, soffre di artrite reumatoide
reumatoide e ha detto: io già quel farmaco lo prendo, quindi non ho problemi di andare in ospedale. Sì, ci facciamo anche una risata, scherzi a parte, la situazione è davvero seria, drammatica. L'unica speranza è che questo momento possa passare al più presto. Intanto qui in Canada ovviamente la gente si butta a comprare i beni di rifugio e voi dite, c'è la paura ovviamente che possano chiudere i supermercati, possano chiudere come hanno fatto in Italia giustamente per evitare il contagio, e voi pensate che i beni di rifugio siano, che so, l'oro, la casa, il mattone, la carne, il pollo, la pasta, ecco, riempire la casa di questi prodotti. No, qui in Canada il bene rifugio è la carta igienica, proprio così. Ho parlato con Tony Cataldi di Cataldi Fresh Market, ma anche con Josh Shire, il suo cognome reale, comunque lo chiamiamo Josh Shire, di No Frills. Mi ha detto: guarda, la gente si stanno bisticciando per la carta igienica. Beh, almeno una nota allegra, dico io. E poi lo sapete che questo programma è stato proprio ideato per portare un'oretta d'allegria ai nostri ascoltatori ogni sabato, perciò vi consiglio di ascoltarlo fino alla fine, perché a parte la bella musica allegra, alla fine poi della trasmissione metteremo in onda una telefonata realmente avvenuta ieri a Cosenza tra un paziente ed il suo dottore, e il paziente si lamenta, dice: io devo stare a casa così segregato con mia moglie, e che magari non andavano neanche d'accordo. Beh, ma questo è necessario. E allora passiamo a uno dei nostri patrocinatori e poi la prima canzone, come praticamente l'aggregazione è quello che noi abbiamo dentro. Gli italiani soprattutto, se non stanno insieme, muoiono, e oggi voglio dedicare proprio la puntata alle canzoni che hanno due voci, che sono fatte da magari da un ragazzo e una ragazza, oppure che sono cantate insieme da due uomini o due donne. Ecco, abbiamo questa caratteristica, il programma di oggi avrà proprio questa caratteristica, ma intanto iniziamo con il nostro primo patrocinatore e poi continuiamo con il nostro programma. Bacino, avete fatto la spesa? Bettamaci, quanta roba! Avrete speso una fottuna! Poche spicciole, Sandina! Sono andato da Joss No Frills al Dufferin Mall. Mi ha fatto un'offerta che non ho potuto rifiutare! Mori! Cucuzzi, mulengiani, pomodori, pane, pasta, canne, biscotti, tutto da Joss No Frills avete preso? Cacetto, Joshire ha le migliori offerte di tutta la città ed è pure un bravo picciotto di casa nostra. Ha sempre i prezzi migliori per la spesa delle nostre famiglie. Parola del Don Vito. Filetti di maiale sottovuoto $1.88 la libra. Uova Prestige o Grey Ridge pacco da 18 $2.88. Cuori di lattuga $1.88. Cosce e sovraccosce di pollo $1.88 la libra. Cipolline 3 per $1.88. Avocado pacco da 6 $1.88. E allora, come vi dicevo in apertura, per sdrammatizzare questa situazione che si è creata con il coronavirus, delle canzoni belle, allegre, cantate insieme. Questa è la Tequila Band, Cici Rinella, Teneva, Teneva. Teneva una vacca, dava la coda, mostrava l'andacca, andacca, andacca, andaccarella, era la vacca di Cicirinella. Andacca, andacca, andaccarella, era la vacca di Cicirinella. Cicirinella, olè, Cicirinella, olè, olà. Cicirinella, olè, Cicirinella, olè. Cicirinella teneva, che teneva, Cicirinella
teneva, che teneva, che teneva. Cicirinella teneva, teneva, che teneva, che teneva. Cicirinella teneva nu porca sgarrupeva tutte l'orte, sgarrupeva la zalatelle. Era lo porco di Cicirinella, sgarrupeva la zalatelle. Era lo porco di Cicirinella, Cicirinella, olè, Cicirinella, olè. Cicirinella teneva, teneva, che teneva, che teneva. Cicirinella teneva, teneva, che teneva, che teneva. Cicirinella teneva un uovo e ci aveva sempre al lavoro. Tu faceva lo sole che bella, era l'uovo di Cicirinella. Tu faceva lo sole che bella, era l'uovo di Cicirinella. Cicirinella olè, Cicirinella olè. Teneva, che teneva, che teneva. Cicirinella teneva, teneva, che teneva, che teneva. Cicirinella teneva, gallina faceva, ove sera e mattina. Aveva imparato a mangiare farinelle, che la gallina di Cicirinella. Aveva imparato a mangiare farinelle, che la gallina di Cicirinella. Cicirinella, olè. L'allegria di casa nel nostro programma Cori Calabrisi con Vince De Rosa ai microfoni. E questa è una canzone abruzzese che ha fatto veramente scalpore e ha avuto tanto successo. La cantano insieme, come vedete, ragazzi e ragazze. Sono Tequila Band e io la voglio dedicare a Nazareno e a Claudio. Sono due amici che vanno pazzi per sta canzone. Era la volta di Cicirinella, Cicirinella, olè, Cicirinella, olè, olà, Cicirinella, olè, Cicirinella, olè, olà. Cicirinella teneva, teneva. Cicirinella teneva, teneva, che teneva, che teneva. Cicirinella teneva su cose che gli adorava sempre la rosa. Era proprio una rosa bella, era la rosa di Cicirinella. Era proprio una rosa bella, era la rosa di Cicirinella. Cicirinella, olè, Cicirinella, olè, olà. 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 Marì, ma tu formaggio non accattasti sta settimana? No, che c'è Peppino. Manca la mozzarella accattasti. Ti dissi che c'è Peppino. Marì, è un parmigiano. C'è Peppino. Ma insomma, questo Peppino compari. Ma quali compari? Peppino è usurici che si mangia tutto formaggio che Dio accatto. Oh, i delinquenti. Ah, capisci la roba buona su usurici. Per chi ci vi offre pecorino calabrese Tremonti, parmigiano reggiano rossi, grana padano rossi, savello di Roma, boncaccio, rugantino. Questi sono solo alcuni dei formaggi importati dalla famosa ditta Berchicci. Richiedeteli al vostro negoziante di fiducia, perché come dice zio Gio, una tavola senza i formaggi Berchicci è come un giorno senza sole. Sicuro, sicuro. Allora sulla vostra tavola, mi raccomando, mettete i formaggi Berchicci. Un saluto al nostro zio Gio che da Montreal ci sta ascoltando. Adesso diamo la digna invece alla nostra bellissima Fernanda Gentile. Lero, lero, lero. Andà in campagna la mattina, cucina la salsiccia Angelina.
cibo secco e non fa mai la dieta. Però gli piace assai la donna grossa, e specie quando poi gli fa la mossa. Nei pressi di Cupello c'è Giuseppe, va matto per le chiappe e per le tette. Va in giro con il suo trattore esame e corre sempre appresso alle sottane. Hey! Lero, 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 viva Lupino, tuo mondo intero. Lero, lero, la, viva Lupino e tirama a campà. Giovanni con sua moglie Caterina vanno a suonare con un'orchestrina. Hanno formato un duo che è una bomba. Lei suona il clarinetto e lui la tromba. Wow! Conosco pure Vince, il canadese, però di puro sangue calabrese. È bravo con la fisarmonica. E piace alla signora e alla monaca. Hey! Lero, 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 viva Lupino, tuo mondo intero. Lero, lero, la, viva Lupino e tirama a campà. Un caro amico mio, Robby Santini, tu piaci sia alle nonne che ai bambini, e c'hai la testa proprio come un bulo, mandi tutti quanti a fangulo. Ma vaffanculo! Questa la dovevamo tagliare, e beh, non ci siamo riusciti. E beh, questa è una canzone cantata in coppia da me e Robby Santini, che voi conoscete sicuramente tanto con quella canzone Giovanni D'Angiolino. Bene, vi voglio ricordare che Robby Santini verrà con noi, come ben sapete, a questa bellissima gita che faremo alla Repubblica Dominicana, appunto a Punta Cana. Ocean El Faro si chiama questo bellissimo resort dove andremo a passare una settimana. E per venire con noi, beh, potete chiamare la vostra agenzia di fiducia, che è la PNG Travel, 905 303 0200. Io ho parlato con Robby proprio ieri e mi ha detto: io sto in casa chiuso con mia moglie Barbara, con mio figlio Daniel, dice, per scrivere canzoni, e scriverò le canzoni di un altro CD tutto in questo periodo, in 15 giorni che devo stare segregato in casa. E beh, purtroppo è così che si deve fare. Adesso ascoltiamo uno dei nostri patrocinatori, che è il dottor Domenico Cosentino, che io voglio salutare, e vi dico, ha praticamente aggiustato l'udito a mio padre, non l'udito, il dito, no, l'udito proprio antisa, come dicevo in calabresi, e io lo voglio ringraziare veramente, perché ha fatto un apparecchio acustico buonissimo, e bravissimo il nostro Domenico Cosentino. Ascoltiamo il suo commerciale. Oggi ha chiamato Maria e dice che passa a lasciare il bambino. Sì, anima mia, caccia la bottiglia che ne beviamo vino. L'anima di mamma tace, ti hai detto che viene a Maria a ne passare un guaglione. Sì, sì, cammine, è meglio un bottiglione. Oggi, ma allora se proprio sordo copano. Avete lo stesso problema di nonno Ciccio? Cosa aspettate? Chiamate subito una delle cliniche UDI del dottor Domenico Cosentino, con 3 uffici per servire al meglio la nostra comunità. A Mississauga 905-232-0606, a Woodbridge 905-264-9975 e anche a College Street, al secondo piano del CIM Building, con numero di telefono 416-924-5033. E si continua con la bella musica cantata in coppia oppure cantata in gruppo. In questo caso è un gruppo, sono le Muse del Mediterraneo, che cantano insieme, sono 5 bellissime ragazze, suonano, cantano, ballano, fanno un po' di tutto. Mira vento e che male freddo fa, qui lontano di la casa, piglia la via Musindi va, qui lontano di la casa, piglia la via Musindi va. Rosa
Le muse del Mediterraneo le abbiamo viste in azione anche qua a Toronto qualche anno fa e sono venute per quelle manifestazioni che noi facevamo ogni anno, bellissime manifestazioni alla Taranta proprio su College Street, e le abbiamo viste proprio in azione, come dicevo, qualche anno fa. E sono cinque bellissime ragazze che suonano e cantano questa, la canzone si chiamava Eco di Muse. Adesso è uno dei nostri patrocinatori che è il nostro Angelo, Angelo che io l'ho usato anche come attore per recitare una delle nostre pubblicità. A proposito, l'avete sentite le nostre nuove pubblicità? Vi piacciono? Fatemi sapere, se non vi piacciono le cambiamo. E ormai abbiamo trovato gli attori, c'è Rosaria, la brevissima Cati D'Ambrogio che devo ringraziare, Mirella Bastone che ha fatto al seguito della pubblicità di Siderno Meat. Beh, sono delle pubblicità per passarci un'oretta, come dicevo, un'oretta e un quarto, così in allegria. Adesso ascoltiamo quindi la pubblicità di Angelo Frangiulia, che mi dice che sono arrivate, ancora è arrivato un altro contenitore di tarallucci, quelli all'anduia, e l'anduia lo sapete, questo prodotto che è prodotto solo in Calabria, è quello buono, quello originale, proprio a Spilinga in provincia di Vibo Valentia. Quindi comprate i tarallucci, devono avere il marchio Frangiulia, che sono in tutti i supermercati e poi sono fatti con l'anduia calabrese. C'era una volta una terra chiamata Frangiulia Land, governata da un re buono come il pane. Nel suo regno c'erano gli uliveti con le olive più buone e gustose del creato. Un giorno Re Angelo disse: tutti devono assaggiare le mie olive, e le fece caricare sulle navi, e così arrivarono in ogni angolo del mondo diventando le più famose. E fu così che per il mondo lui diventò The King of Olives, il re delle olive. Olive Frangiulia, le migliori nei migliori supermercati. Giova, ma chi dai? What's up, Giova? Non me ne parlare, ma you know che lo scemo nito da counted mancecheche che tengo io, ma sbagliate il corporate tax e mo ci pagherà molto il governo. Oh, chicciotto, tu dissi utiami a Ciccio Cacciola di ITA Tax. Ciccio fa corporate tax, personal tax ed è sempre tutto ok. 905-850-8655 e chiama subito Casa di Sbriga Ciccio. E ritorniamo al nostro programma con una coppia grandissima del nostro folk calabrese. Sono Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea che ci fanno ascoltare Stella Chiara. Lume cori s'assottiglia quando cammini, lume cori s'assottiglia. E a mezzo mare c'è una villa nuova, li turchi si la giocano a primera, e a ninta c'è una bella figliola, di nome che si chiama Stella Chiara, di nome che si chiama Stella Chiara. E in tasta notte luna balla una bella figliola, e danza col vento come un'onda di mare, e danza col vento come un'onda di mare. Alla spagnola e si li vota la palermitana, lo sai chi ti manca bello si regina, lo stemma d'ore la sacra corona, lo stemma d'ore la sacra corona. A fila di Palermo poi chi splenduri, che bella di risetti cantoneri, quando ne esisti tu ne esci ulusuli, ne esci nuove raggi e degli sferi, ne esci nuove raggi belle e degli sferi. E ho all'impeditoi vorria danzare, d'ore d'argentoli imprignieri sori, bella così la crasta, belle de usciuri, regina restitui di me pensieri, regina restitui bella di me pensieri, entra stanotte luna balla una bella
la migliora, e danza col vento come un'ombra di lumari, e danza col vento come un'ombra di lumari. E minde vaiu, lo giri da sua tia ed è non viu. Vaiu allo letto e riposo non aiu, sperandomi fa giorno bella muti viu, sperandomi fa giorno bella muti viu. Io sono all'occhi miei, non scindi mai. Io sono all'occhi miei, bella, non scindi mai. E da stanotte luna balla una bella figliola, e danza col vento come l'ombra di lumari, e danza col vento come l'ombra di lumari. Arriva la bella stagione e con il sole e del bel tempo anche la voglia di una gustosa grigliata con amici. La scelta della carne, la qualità, ha un solo nome. Santos Fine Meats, 3300 Kill Street, Angolo Shepherd. Telefono 416-241-3939. Santos Fine Meats. Non solo carne, ma una varietà di prodotti alimentari a prezzi speciali. Disponibili anche presso Cataldi Fresh Market in Woodbridge. Sono 38 le persone risultate positive al coronavirus nella nostra regione. I tamponi effettuati 422. A Catanzaro sono 7, 6 in reparto e 1 in rianimazione. A Cosenza 6 in reparto, 2 in rianimazione e 2 in isolamento domiciliare. A Reggio, continua il bollettino della regione, i positivi sono 12, 6 in reparto e 6 in isolamento domiciliare. E c'è un guarito. A Vibo i casi sono 3, a Crotone 5, tutti in isolamento domiciliare. I soggetti in quarantena volontaria sono 3.668, mentre sono 5.672 le persone che si sono registrate sul sito della Regione dopo essere rientrate dalle zone a rischio epidemiologico. Arriva anche in Calabria il farmaco in fase sperimentale che avrebbe effetti benefici sui pazienti affetti da coronavirus. Lo annuncia la presidente Iole Santelli. Il tocilizumab, questo è il nome del farmaco nato per curare l'artrite reumatoide, è stato sperimentato all'ospedale Cotugno di Napoli su alcuni pazienti affetti da gravi polmoniti da coronavirus. Sarà disponibile per tutti gli ospedali della Calabria. La distribuzione del farmaco sarà curata dall'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio per le strutture comprese nel territorio dell'ASP di Catanzaro, dall'ospedale metropolitano di Reggio Calabria per la provincia di Reggio Calabria, dall'ASP di Cosenza per il territorio cosentino e dall'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini per le province di Crotone e Vibo Valentia. La Protezione Civile di Reggio in prima linea per aiutare chi ha bisogno di farmaci e non può spostarsi da casa. Le richieste degli anziani, dei disabili o di chi è costretto in quarantena arrivano al centralino. Basta chiamare il numero 0965 36 22 591 e la consegna parte. E intanto il sindaco Giuseppe Falco Matà annuncia misure di sostegno economico a imprese e cittadini e lancia un appello a tutte le realtà reggine che in queste ore hanno manifestato la volontà di dare una mano. Dico, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di tutti. Appello dei vertici regionali dell'Avis per donare sangue. A causa delle restrizioni per fermare il contagio da Covid-19, spostarsi diventa più difficile e il rischio è che calino le donazioni di sangue. Per il momento la Calabria reagisce bene all'emergenza. La flessione nelle donazioni c'è stata, ma è ancora lievissima. A Bruzzano Zeffirio i carabinieri hanno arrestato Cesare Antonio Cordì, 42 anni, ritenuto dagli inquirenti il capo emergente del clan di 'Ndrangheta che detta legge all'Ocri. A tradirlo il decreto resto a casa e il vizio del fumo.
Il blitz scatta quando i militari seguono uno dei fiancheggiatori che porta la spesa al suo padrino, violando appunto il divieto di uscire di casa. Inutile il tentativo di fuga del 42enne, figlio di Antonio Cordì, che chiamavano il ragioniere, mamma santissima di una famiglia decimata da arresti e omicidi, capace però di controllare ancora il territorio e gli affari sporchi. Con Mari Concetta, avundigliete, tutta pittata, antacchinata, profumata. Stasera vai a ballare a Villa Fabrizia. Si pagano solo $25. Mizzica, e si mangia pure. Si può ordinare oppure mangiare quello che offre la casa. A me appena mi dono allo piscio, che mi piace assai. Però prima ho me prenotare 905-265-0192. Iamo candiscialamo. E dopo le notizie del nostro radiogiornale in diretta dalla Calabria, ritorniamo con la bella musica, la musica allegra. Come dicevo, voglio sdrammatizzare questa situazione del coronavirus. Purtroppo i morti ci sono e non li possiamo nascondere, 250 fino ad oggi. Speriamo che si fermi al più presto questa pandemia. Ebbene, la prossima canzone, come dicevo, la trasmissione è dedicata alle canzoni di coppia, alle canzoni di gruppo, e questa è una canzone di coppia. Sono Lo Scalabros, ci fanno ascoltare una canzone che si chiama Zingara Maliziosa. Poi zingara che passi questo mondo, sempre girando e non te fermi mai. Zingara peggio dice, ma ti vai. Signor incatenata a no destino, e che rodagni femmina gitana, giro lo mondo cura caruvana. Zingara can domini l'avventura, domina lo segreto desto cuore. Tu chi m'ha fatto tanto innamorare, occhi d'incantatura stai galanti, e tu ne manca una cosa e lascia stare. Se non si zingaro non te può amare. Già fermati con mia, tu chi sei senza pace e senza casa, tu chi cammini sempre e non riposi. Il cuore ti agni un'anima e un cuore, non è desiderio di cangia fortuna, ma vita nostra è tutta una catena. Cara maliziosa de capire, che chissà amore mia non è mistero, ha di capire che è l'amore vero. Non può succedere lo giuramento, e non te posso dare su cuore mio, perciò te dico solamente a te. Zingara che passi in questo mondo, sempre girando e non te fermi mai. Zingara peggio di chiamarti vai. Ma se posso sapere che dai? Tra 40 anni ai matrimoni non avevo fatto mai un viaggio e mai una vacanza. Ma non ti ricordi che gli mani che era fatto l'anno passato? Stanno, voglio ieri in Calabria con PNG Travel. E poi voglio ieri a Punta Cana, che c'è pure Vince De Rosa.
Ma non andava solo disgraziato. Ma che sta dicendo? E niente, niente, come è il suo numero? Ora li chiamo subito. 905-303-0200. Bocca subito, che se no si finisce nei posti. Com'è bello far l'amore da Toronto in su. Oi, cumma, che bella voce. E che bella duri di barbecue. Segno aiuto a due sederno mento per m'accattare la carne. Ma vi detto pure la salsiccia. Sì, ne, hai trovato più dura e piccante di Toronto. Ce l'hai detto a marito, ma oh, non faccio porco. E come dice Renato, la carne è buona e lo prezzo è scontato. E sicuramente, quindi un ringraziamento a Mirella, come dicevo, Mirella Bastone, che mi ha aiutato in questa pubblicità. Tutti volevano sapere come andava a finire questa storia. Beh, non è finita ancora, avremo anche la terza parte magari il prossimo anno. Ringraziamo alcuni dei nostri patrocinatori, uno nuovo nuovo, per esempio è Pino di Villa Fabrizia, dove si va a ballare tutti i sabato, ma non solo, durante la settimana si può andare, mi sembra siano 5 giorni alla settimana che c'è musica e c'è tanta bella allegria, tanti amici. E ovviamente in questo periodo non lo so come sono le cose per questo fatto del coronavirus, comunque chiamatelo e domandate 905 265 0192. E ringraziamo ovviamente gli altri due patrocinatori che sono nuovi nuovi di zecca, e la seconda settimana che mettiamo in onda i loro commerciali, che sono il grandissimo zio Joe Berchicci da Montreal, e poi c'è il grande Joe, un altro Joe Shire, del Joe's North Frills. E mi raccomando, se andavi tu cattata la carta igienica, andate, che dice che oggi ce l'hanno. Joe mi ha chiamato, mi ha detto, vedi se è buona la carta igienica, andavimo. Quindi grazie a questi patrocinatori, grazie ovviamente ad ITA Tax e Virtuoso Tax di Ciccio Cacciola. Questo è il momento giusto, adesso si devono fare le tasse, si deve fare l'income tax, allora andatelo a trovare e dite, noi ascoltiamo il programma di Vince De Rosa, siamo venuti e vogliamo pure uno sconto. Che appena si parla di sconto, vedete che si addrizzini ricchia Ciccio. Scherzo. PG Travel, noi non abbiamo cancellato ovviamente le gite che faremo in Calabria. Il 10 di settembre noi partiremo e rimarremo in Calabria per 12 giorni. Chi vuole rimanere di meno può rimanere di meno, chi vuole rimanere di più ovviamente può stare di più e poi ritornare col biglietto pagato. Faremo dei viaggi eccezionali, stiamo dicendo. Ogni mercoledì con Giacomo Parisi vi stiamo dicendo dove andremo, quindi se li volete chiamare io vi do il numero 905 303 0200. Dite voi, ma questo è il periodo di programmare un viaggio? Sì, questo è proprio il periodo di programmare il viaggio, perché io sono sicuro che alla fine di aprile noi non parleremo più di questo dannato coronavirus. E ringraziamo il patronato Acri, ringraziamo UDI, già l'abbiamo fatto, ma ovviamente ringraziamo Fontana Gardens e Fontana Primavera con il grande Filaiello che aiuta sempre la nostra comunità. E vediamo un po', abbiamo ovviamente anche Royal Bride per il vostro vestito più bello. Beh, non c'è posto migliore di Royal Bride Boutique, e andate a trovare Graziella perché vi accoglierà a braccia aperte con un bel sorriso e vi faccio pure un caffè. Volete cosa volete in più? E Fran Giulia l'abbiamo ringraziato, che altro c'è? Aurelio Acquaviva, tra un po' lo ascolteremo pure lui. E io voglio ringraziare personalmente il mio meccanico di fiducia, Franco Siciliano, che mi aggiusta la macchina ogni volta che la porto là, dice, ma sti catorci vecchi, non ti può comprare una macchina nuova? Ma io non ho i soldi, fra, per questo mi arrancio con queste macchine un po' vecchiucce, tanto ci sei tu che me la aggiusti. Se lo volete chiamare 416-749-8230. E ringrazio amico Zito, che con queste macchine vecchie e le etichette le prendo lo stesso di velocità, quindi ho bisogno di lui per aiutarmi quando sono davanti a un giudice, e lui, vi devo dire la verità, mi aiuta sempre, sempre. Mico Zito, radio, vediamo un po', Radar Traffic Tickets, così si chiama, 416-249-5333. Imperial Flowers, se avete bisogno di fiori, occasioni tristi, occasioni allegre, beh, loro sono sempre pronti. Ringraziamo i fratelli Russo, 905-791-0692. Bene, andiamo adesso alla prossima canzone. Vi dicevo che si parla oggi, ecco, di canzoni in coppia, canzoni di gruppo, perché ovviamente adesso in Italia, come avete saputo, devono stare segregati in casa.
casa. E questo è quello che manca di più all'italiano, perché l'italiano è una persona effusiva, ci vediamo, ci stringiamo la mano, ci baciamo molto spesso. E ecco, questi sono atteggiamenti che in questo periodo sono completamente vietati. E diciamo, state in casa, se non dovete uscire, se non dovete andare da nostra parte, se non è una cosa importante che si deve andare in ospedale dal medico, ecco, non uscite, state in casa, almeno per questi 10-15 giorni. Lo facciamo anche qui da noi in Canada, perché non si sa quello che può succedere. Allora, la prossima canzone è una canzone di una bella ragazza con un ragazzo calabresi. Ecco, l'abbiamo ascoltata la settimana scorsa, abbiamo...